E ciao a tutti ragazzi, come state gente? Nel video di oggi parleremo delle teorie che coinvolgono il capitano alla fine di Avengers Endgame e lo faremo con l'aiuto del pensiero di Andri. Quindi questo è un video collaborazione, la mia prima collaborazione. Troverete in descrizione un link che vi porterà al suo canale. Fatevi sentire, fate sentire il vostro potere verde Skrull. Ciao Andri! E salve ragazzi! Ringrazio Likes per avermi invitato in questo video. Sigla! Mohan. Io sono Likes! The Channel! Dopo 11 anni e 21 film, Avengers Endgame, con l'aiuto dei fratelli Russo, ha concluso le prime fasi dell'MCU in modo straziante ed alquanto confuso. Sapete, per via dei viaggi nel tempo e tutto il resto, alla fine di Avengers Endgame, Steve Rogers ritorna dalla sua ultima missione portandosi dietro tantissimi anni in groppa, uno scudo da consegnare al soldato Sam Wilson ed un anello matrimoniale con un misterioso passato alle spalle che neanche il più pettegolo Falcon potrebbe scoprire. Perché sì, Peggy Carter e il futuro Steve Rogers avrebbero avuto grande cura nel mantenere la loro identità un segreto. Ovviamente, una volta finita la scena finale, tutti noi fan ci siamo chiesti: ma come ha fatto a tornare il Cap in quella linea temporale principale? Come ha fatto? La cosa, ragazzi, ha sollevato un tale polverone nel mondo della fantascienza che neanche gli stessi registi riescono a mettere d'accordo con gli sceneggiatori. È qui che le cose si complicano, perché il team di produzione non condivide le stesse idee sulla questione. Stando a quanto detto dagli sceneggiatori del film, la teoria sarebbe diventata legge, ma in che maniera, ragazzi? Gli sceneggiatori, Christopher Marcus e Stephen McFeely, affermano che il grande piano di una vita felice di Steve Rogers si è concretizzato, e si è concretizzato proprio nella timeline originale. Ma ecco che cosa hanno detto. Dipende dalla storia che la Marvel vuole raccontare andando avanti. Non so se la Marvel voglia raccontare altre storie su Cap o se Chris Evans ci stia. Vogliono raccontare una storia ambientata in una timeline alternativa? Proprio Chris Evans concorda con noi sul fatto che Steve sia parte di uno strano ed unico loop temporale. Wow! Lui è sempre stato il marito di Peggy che non avete mai visto in Winter Soldier. Abbiamo sempre pensato che lui fosse suo marito. I film che state vedendo ora seguono una linea in cui lui torna sempre indietro. Ma ad essere onesti, non tutti concordano con noi. Non sappiamo nemmeno se la Marvel concorda con noi, ma questo è il nostro pensiero. Forti, fortissime dichiarazioni, ragazzi, degli sceneggiatori di Endgame. La cosa ovviamente comporterebbe che un anziano Steve Rogers se ne vada in giro a controllare i cantieri, mentre l'altro giovane Steve Rogers sarebbe occupato a salvare il mondo. In ogni caso, tutti e due potrebbero andare avanti all day. Poi Christopher Marcus ci è andato pesante, ha aggiunto: non siamo esperti nei viaggi nel tempo. Ma Ancient One ha lasciato ben chiaro che quando togli una gemma dell'infinito ad una timeline si va a creare una nuova ramificazione. Il semplice fatto che Steve Rogers torni indietro e ci rimanga non andrà a creare una nuova linea temporale. Quindi rifiuto categoricamente la teoria di Steve Rogers che se ne va ad invecchiare in un'altra realtà alternativa. La cosa è molto semplice. Io penso che esista un periodo tra il 1948 fino ai giorni nostri in cui convivono due Steve Rogers. Ovviamente parla della nostra realtà principale. In ogni caso, la maggior parte del tempo uno di loro rimarrà sempre sotto ghiaccio. In questo modo non si incontreranno mai. A chi diamo la ragione, ragazzi? Parliamo sempre di fantascienza, ma io credo che la spiegazione fornita dai fratelli Russo ha molto più senso e ce la spiegherà Andri. Due Cap nella stessa linea temporale? Non so se crederci così tanto, anche perché questa cosa andrebbe a demolire direttamente quel che dice Banner a inizio film sui viaggi nel tempo. A luglio i fratelli Russo hanno avuto una sessione di Ask Me su Reddit, dove hanno spiegato dettagliatamente come ha fatto il Cap a tornare nella timeline principale, quella di Avengers Endgame, nel 2023. Con questo evento, i due fratelli registi sono riusciti a riempire un po' di buchi di trama che si erano creati attorno al finale di Avengers Endgame.
Un utente ha domandato ai registi come abbia fatto il Cap a tornare dopo aver consegnato tutte le gemme. Come ho già detto prima, questa cosa va a contraddire la teoria dei viaggi nel tempo spiegata da Banner. La teoria dell'ormai Smart Hulk è questa. Quando torni indietro nel tempo, crei una linea temporale separata, quindi non influisce nel passato. La domanda quindi che ci siamo posti tutti è se quel Cap anziano che abbiamo visto nel finale di Avengers Endgame è sempre stato in quella linea temporale, quindi assieme al Cap giovane. Qualche settimana fa sul web sono spuntati tanti rumor che vedevano il vecchio Steve al funerale di Peggy Carter, solo perché a tenere la bara c'era anche un uomo coi capelli bianchi, che non si vedeva in volto. Questo rumor però è stato smentito poco tempo dopo, infatti grazie ad una scena eliminata di Captain America Civil War si può vedere che quell'uomo coi capelli bianchi non era il vecchio Steve. Ma tornando a parlare della risposta dei registi, questi ultimi hanno detto che il vecchio Cap non era sempre stato in quella linea temporale, ma ci è arrivato in Avengers Endgame. Ma come, visto che il Cap non aveva addosso la tuta quantica? I Russo hanno spiegato che quel Cap è arrivato poche ore prima di sedersi sulla panchina. E quindi ha avuto tutto il tempo di togliersi quella tuta. Lui ricordava veramente bene quel giorno del 2023. E come scordarselo, del resto in 5 secondi sono passati ben 80 anni per Steve. Quindi eccovi la spiegazione definitiva. Il capitano è tornato nel 2023 grazie alle particelle e alla tuta quantica. Quest'ultimo però ha vissuto una vita felice con Peggy Carter. Dopo queste dichiarazioni diamo per scontato che nella timeline principale non ci sono mai stati due Cap. E niente ragazzi, io vi saluto, ringrazio ancora Likes per avermi invitato nel suo canale e ciao, passo la parola a te. Ed è tutto per oggi, non dimenticarti di lasciare la tua opinione nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like grosso come il buco di trama del finale di Endgame. E se sei nuovo da queste parti, iscriviti al canale e attiva la campanella.